Berni prepara cose buone che arrivano da una natura incontaminata e ha coinvolto cuoche e cuochi, sia professionisti sia amanti della buona cucina, che ogni giorno utilizzano materie prime di alta qualità. Matteo Golotti, della Trattoria Due Platani. Oggi prepareremo le trippe di baccalà con la passata classica, olio extravergine, tre pepe diversi, parmigiano reggiano. Gli ingredienti per questa ricetta per 4 persone sono 150 g di passata classica, una fetta di pane per bruschette, due fettine di trippe di baccalà, parmigiano reggiano e tre pepe diversi, rosa, bianco e verde. Tagliamo una cipolla a dadini, la facciamo soffriggere con un po' di olio extravergine per circa un quarto d'ora, poi mettiamo la passata, la facciamo cuocere per altri 10 minuti. Don't ask me how I know. 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 'Cause I know. La frulliamo, la passiamo bene a un cuorino e poi la mettiamo come base alla fondina, dove sopra metteremo le trippe di baccalà sbollentate per 20 secondi, il parmigiano reggiano sopra, una piccola montagnola di parmigiano reggiano, l'olio extravergine intorno e i tre pepi come contorno. Spazza, corri, lava! Questa vita mi sta scuocendo! Ma chicca! Con Condiriso la vita è più leggera! Partecipa al concorso su www.condiriso.it. Puoi vincere subito una caraffa Koning e partecipare all'estrazione di un Roomba 780, il robot che pulisce al posto tuo! Roomba! Con Condiriso mi torna il sorriso!